Definiti i vincitori delle 11 categorie di cross country olimpico, è ora la volta dei podi di bike trial e downhill, all'interno di uno spettacolare weekend di campionati italiani assoluti che ha raccolto tutte le discipline agonistiche della mountain bike della Federazione Ciclistica Italiana. Un impegno diverso, originalissimo, divertente, ma che del resto diciamo è nell'ordine delle cose, visto che una delle costole del centro addestramento alpino che io comando è il centro sportivo esercito per le discipline invernali di Courmayeur, quindi siamo sempre dentro a quello che è un nostro mondo. Ci hanno chiesto di dare una mano per quanto riguarda il controllo e la sicurezza del percorso, un percorso bellissimo, a maggior ragione deve essere mantenuto sicuro, visto anche la grande affluenza di persone. Direi che abbiamo fatto il compito al meglio. Il compito istituzionale del centro addestramento alpino in particolare è quello di formare e addestrare tutte le unità, non solo delle truppe alpine, anche forze speciali, anche unità di altre forze armate, per tutto quello che attiene la montagna, l'alpinismo, le attività invernali, tutto quello che attiene anche alla parte artica, quindi noi siamo specialisti in quello che è il nostro ambiente di lezione. Le protezioni obbligatorie per la federazione ciclistica, che sono le ginocchiere, il paraschiena, i guanti e il casco. Il campionato italiano di downhill ha riservato un colpo di scena in fase di finale per gli agonisti, con la rimonta di Johannes von Klevelsberg su Giacomo Masiero, ex argento 2017 e posizionato primo nelle qualifiche. La caduta di Masiero durante la manche finale ha favorito l'oro dell'Alto Tesino. A seguire, Francesco Colombo, precedente campione italiano, ha conquistato il secondo gradino del podio, tenendo alto il buon nome del team Argentina Bike, la squadra ufficiale di Pila Bikeland. In terza posizione Marco Milivinti, compagno di squadra di Masiero. Qua a Pila è una pista molto bella, già 2 anni fa mi sentivo molto bene su questa pista, però sì, l'anno scorso ho fatto una pausa di downhill e quest'anno è rientrato e secondo me il livello è altissimo adesso e sì, proviamo tutto il massimo. Oggi è andata bene per me e sono molto contento. La pista è molto creativa, c'è un po' di tutto. Secondo me è sempre così, c'è la partenza, c'è l'arrivo, la gara è tra queste due cose. E il più che fa più. Cioè, devi fare tutto bene. Non puoi dire che c'è un posto dove puoi migliorare, perché uno va meglio lì, l'altro va meglio là. Boh, sempre i freni aperti. Diciamo che mi va bene. Questa è stata una stagione molto difficile, e con alti e bassi, ma sono molto felice di questo risultato che mi dà molta fiducia anche per il proseguo della stagione. Johannes oggi è stato molto forte, io ce l'ho messa tutta e sono contento della mia run. La discesa è fantastica, Pila è un posto magnifico, il bike park è bellissimo e non potevano fare una pista migliore di questa, secondo me. Completa, salti, pezzi tecnici, pezzi veloci, è davvero davvero bellissima. È andata bene per me, terzo non me lo sarei aspettato prima di questo weekend, però oggi stavo bene, la pista mi piaceva e speravo di fare anche qualcosina in più. È la prima volta che fai questa discesa? No, io sono diciamo un anziano rispetto a quelli che ci sono nelle prime posizioni, però riesco ancora a battagliare, quindi va bene così. The
Tra le donne, Eleonora Farina, che ha distaccato di 7 secondi Veronica Windman, ha messo nuovamente la sua firma sul podio con un primo posto tra le elite. Già in Coppa del Mondo si era fatta valere con un quarto posto, appena fuori dal podio internazionale. Te l'aspettavi questa vittoria? Ma diciamo che ci speravo. Esco da un infortunio all'inizio dell'anno e sono rientrata, sono alla quarta gara di stagione e decisamente puntavo al titolo e questo weekend è stato emozionante, bello, una grande vittoria, un ottimo tempo, quindi sono davvero molto orgogliosa e felice. A chi la dedichi? Difficile perché ci sono tante persone intorno a me che mi hanno aiutata e credono in me, quindi decisamente a tutte le persone che mi hanno aiutato ad essere qua, le persone che stanno intorno, a partire dai miei genitori, dal mio team, il mio ragazzo e a tutti quanti, grazie. La seconda parte del Pila Bike Festival ha avuto luogo all'arrivo di XCO, terreno di gara per il Bike Trial. Nuovi campioni italiani per questa disciplina estremamente tecnica sono Giulio Porcario, categoria 26 con 22 punti di penalità, e Marco Bonalda, categoria 20 con 11 punti di penalità. Diciamo che grazie alla Pila ci siamo arrivati a questo punto. La Pila mi ha sempre assecondato in tutti i miei pensieri, che partendo dal Guido Regrutto, il primo direttore che ho lavorato, iniziato a lavorare, adesso al Mauro Cornaz, forse sono già 12 anni, quindi abbiamo fatto tanta strada dalla Coppa del Mondo e tutti i vari campionati italiani e Gravi Italia, e siamo arrivati a fare un campionato italiano assoluto con downhill e cross country e trial, tutte e tre le specialità. Oggi è stata una bellissima gara e hanno abbassato ancora il tempo, vanno sempre più forti questi ragazzi. Io ho cercato di tracciare e disegnare il percorso in maniera tale da farli divertire tanto e dare tanto spettacolo, e contenendo la sicurezza chiaramente. Abbiamo fatto gli ultimi due anni di Gravi Italia, campionato italiano con tutte e tre le specialità. Vorremmo quasi ritornare al circuito europeo, vediamo un po', adesso da domani iniziamo a riflettere. Sponsor ufficiali dell'evento sono stati Pro Action, che ha curato i punti ristoro delle discipline XCO e Bike Trial, e Red Bull, che ha energizzato il campionato di H. I premi sono stati offerti da Ciclopromo Components, Maxis e Campa Bros, mentre ProEd ha garantito la pulizia delle bici di tutti i partecipanti.